Mantenere la memoria viva, riconoscere le pagine drammatiche della storia del XX secolo, vigilare affinché esse non si ripetano più. Con questo spirito esce in edicola e in libreria Foiba Rossa, la prima graphic novel dedicata alla vicenda delle uccisioni e della giustizia sommaria che ogni anno il 10 febbraio viene commemorata in occasione della giornata del ricordo. Ne sono autori Beniamino Del Vecchio per la parte grafica ed Emanuele Merlino per i testi, mentre i fatti specifici narrati sono quelli relativi alla morte dell'istriana Norma Cossetto. La presentazione al pubblico è avvenuta nella Sala della Regina presso la Camera dei Deputati. Norma Cossetto era una studentessa universitaria. Nel 1943, mentre è in giro per l'Istria per cercare informazioni per la propria tesi, viene catturata dai partigiani titini, le chiedono di entrare nel movimento partigiano, lei rifiuta e poi dopo decidono di abusare di lei, la seviziano, la violentano e dopo giornate intere di tragedia e di violenza la infoibano. Il fumetto è oggi il prodotto editoriale più in crescita, forse anche l'unico. Pensiamo che possa raggiungere davvero qualunque fascia d'età, in particolare i più giovani, perché quella è la cosa principale. Abbiamo fatto il fumetto non solo ovviamente per le scuole, ma chiaramente indirizzato anche a loro. Sono poi intervenuti diversi esponenti di Fratelli d'Italia, il cui gruppo parlamentare ha promosso l'evento. C'è da combattere contro l'oblio, cioè contro la dimenticanza, contro la mancanza di memoria, contro chi vuole minimizzare o dimenticare, come purtroppo è stato fatto per tanti decenni, le foibe, l'esodo dei Giuliano Dalmati. Il tema della memoria è un tema fondamentale ed è un tema che può essere portato, diciamo, a compimento solo se non lo si utilizza, tra virgolette, solo nei giorni dedicati, quindi il giorno del ricordo dovrebbe essere un giorno che si moltiplica per 365 giorni all'anno. C'è stato un uomo non di destra che ha onorato la memoria della Cossetto e delle foibe, ed è il presidente Ciampi. Si batté molto perché ritornasse in Italia l'amore per la patria, l'uso della parola patria. Tra i tanti spunti della discussione è emersa anche la necessità, in una città come Roma, di riattivare al più presto i viaggi del ricordo sui luoghi delle foibe per gli studenti delle scuole superiori.